Con il terrorismo la tutela della sicurezza dell'esistenza diventa l'alibi per restringere le libertà. Proprio come con la crisi, la necessità di salvare l'economia dal tracollo definitivo si pone come il pretesto per intensificare, ormai l'abbiamo capito, l'offensiva ai danni del mondo dei diritti e del lavoro. In entrambi i casi si genera una situazione emergenziale, con possibile soluzione catastrofica, che richiede come condizione inaggirabile l'imposizione di misure che, oltre a essere marcatamente non democratiche nella loro essenza, in contesti normali mai sarebbero accettate, sarebbero addirittura impresentabili. In questo senso, e mi avvio alla conclusione, la vicinanza tra la legge del Patriot Act varata negli USA nel 2001 e le leggi tra il grottesco e il terroristico, per dirla con Marx, proprio delle politiche dell'austerità dell'Unione Europea avviate nel 2010, risulta evidente. Sono prossime fra loro, sono figlie della stessa condizione di emergenza. Sono strumenti di un metodo governamentale. Come il Patriot Act andò a rinsaldare il potere dei corpi di polizia e di spionaggio statunitensi al fine di ridurre il rischio di attacchi terroristici, così le normative dell'austerity per fare fronte alla crisi procedettero nella direzione dei tagli alle spese pubbliche, della spending review, dell'aumento della pressione fiscale sui cittadini contribuenti e della stretta sulle pensioni e sui salari. Mediante la crisi e la situazione di permanente insicurezza si prospetta una condizione di precarizzazione generalizzata, la quale precarizzazione generalizzata si traduce di fatto in uno stato d'eccezione permanente, nel cui quadro possono improvvisamente intervenire, senza discussione democratica, le scelte politiche ed economiche più radicali, giustificate come necessitate dall'emergenzialità in corso e puntualmente, chissà perché, a vantaggio dell'ordine dei signori della mondializzazione e ai danni dei servi precarizzati. Dunque possiamo dire in conclusione, a modo di ipotesi di lavoro, che il terrorismo, contro la narrazione oggi dominante, si dice come l'essere di Aristotele in molti modi. Il terrorismo diventa una funzione di governo che giova al polo dei signori, la grande classe uscita vincitrice dopo l'89, la quale oggi essa soltanto è classe rivoluzionaria, è l'unica classe che ha coscienza di sé, è l'unica classe che sta conducendo la lotta di classe nel senso del fatto che si sta riprendendo letteralmente tutto. Il primo modo per combattere il terrorismo sta, a mio giudizio, nel respingere fermamente, in maniera incondizionata, la mappatura del reale con cui ci viene presentato il terrorismo. Quella mappatura del reale che, alla stregua delle principali categorie che oggi utilizziamo dopo l'89 come se fossero neutre, universali, valide sempre e comunque, sono in realtà coniate dal potere, dalla classe dominante, per rinsaldare sempre più il proprio dominio. Il primo compito di un pensiero critico sta, oggi più che mai, nella capacità di ricategorizzare la realtà. Grazie.